Sempre più mamme scelgono il Sant'Anna per partorire senza dolore. In occasione della festa della patrona, l'ospedale di San Fermo della Battaglia ha tracciato un bilancio dell'attività. Fra tanti numeri spiccano quelli relativi alla partoanalgesia. Da quando è stato attivato 24 ore su 24, infatti, il servizio è cresciuto, passando dal 18 al 30% di utilizzo. In aumento, al tempo stesso, i parti, tanto che si pensa di sfiorare quota 2.000 per la fine dell'anno. Numeri in crescita anche per quanto riguarda il pronto soccorso, dove gli accessi nel 2012 sono cresciuti del 4%, per un totale di 516.808 prestazioni erogate. 10.495 invece i pazienti ricoverati al pronto soccorso nel 2012, più 5% rispetto al 2011. Da segnalare inoltre il forte aumento degli interventi chirurgici per l'emergenza e urgenza, più 15% nel 2012 rispetto al 2011 e addirittura più 43% nel primo semestre 2013 in confronto ai primi sei mesi dello scorso anno. Stabile il numero dei ricoveri, mentre si registra un aumento delle prestazioni ambulatoriali, più 3% nel primo trimestre 2013, e dell'attività dei CAL dialisi, più 17%. Non solo numeri e bilanci, però, la giornata di festa per la Santa Patrona, infatti, è stata caratterizzata anche da momenti solenni, come la Santa Messa officiata da Monsignor Attilio Mazzola. Durante le celebrazioni, inoltre, il dottor Paolo Mascetti, già primario dell'unità operativa di malattie endocrine e diabetologia, ha ricevuto il titolo di primario emerito. La mattinata si è poi conclusa con uno spettacolo comico messo in scena dalla compagnia teatrale dell'azienda ospedaliera Quelli del 26 luglio.